Ringraziamo Marina che è qui per la seconda serata di guida, di istruzione a come collaborare con LibreOffice per dare una mano nella ricerca, soluzione, segnalazione di bug. E questa sera dovrebbe essere una serata un po' interattiva, quindi bene, da un certo punto di vista che siamo in pochi, così sicuramente può dare risposte immediate. Quindi, diversamente dalle altre volte che le domande passavano via chat, per carità potete continuare a scrivere se non volete parlare, però potete usare il microfono. Penso di aver detto tutto, se c'è qualche problema, provate a parlare o a Sto scrivere, insomma scrivendo. io sono qui. Non so se riesco a seguire tutto, però sono presente. Quindi a te la parola. Sì, quindi prima di tutto grazie di essere qui questa sera e magari visto che la presentazione è registrata, appunto se preferite scrivere in chat invece di parlare va benissimo, insomma sta a voi. E, per quanto riguarda la sessione di oggi, è una sorta di prosecuzione di quanto abbiamo già visto la volta scorsa, però visto che abbiamo anche persone che non avevano partecipato alla prima lezione, cercherò comunque di colmare il gap dove ci sono altri aspetti da chiarire. Va benissimo, non c'è problema. Quindi se c'è qualcosa che vi sto descrivendo che vi suona strana o nuova o completamente oscura, non preoccupatevi, sparate direttamente la domanda anche in chat va benissimo. Comunque tengo monitorata la chat, quindi dovrei riuscire a vedere se se scrivete qualche altra domanda. Dunque, credo che una domanda sia appunto che cos'è il bug triaging, se ho interpretato correttamente. L'attività fondamentalmente consiste nel cercare di capire quali sono le problematiche già segnalate ma che devono essere ancora analizzate, oppure se magari vi trovate ad utilizzare in questo caso LibreOffice, ma la cosa si applica in realtà a qualunque software. Comunque, se vi trovate ad utilizzare il software e vi accorgete di un comportamento anomalo, la procedura corretta da seguire appunto sarebbe segnalare il potenziale problema e tramite la piattaforma utilizzata dallo strumento in questione, quindi in questo caso LibreOffice utilizza Bugzilla, e fornire tutte le possibili informazioni che poi permetteranno solitamente agli sviluppatori di capire qual è la causa del problema, quindi analizzarla a fondo e soprattutto correggerla. E nel momento in cui c'è una correzione, la palla passa direttamente nuovamente al team che ha effettuato, al gruppo di persone che ha effettuato l'analisi, quindi il triage, l'analisi, proprio come nel termine medico, l'analisi del problema, del bug, e sta quindi a questo gruppo di persone, solitamente, verificare che la soluzione proposta, quindi il fix proposto, l'aggiornamento proposto di LibreOffice, è effettivamente quello che vi aspettavate e funziona tutto nel modo desiderato. Nella lezione precedente avevo detto che in questo mini corso di 3 lezioni vorrei focalizzare l'attenzione su Impress, non perché Writer o Calc non siano degni di attenzione, ma semplicemente perché Impress è
se dovessimo fare una classifica, il terzo dei componenti che di solito si prendono in considerazione quando si va ad utilizzare la suite e in generale si vanno a fare questo tipo di attività. Di solito tutti vanno immediatamente a mettere le mani, a lavorare su Writer oppure su Calc, però in realtà Impress e le presentazioni sono anche uno di quei problemi che affliggono tantissimi utenti che utilizzano PowerPoint e che magari stanno passando a LibreOffice e quindi si trovano ad affrontare delle difficoltà proprio perché le presentazioni esistenti non si aprono nel modo corretto. Quindi l'idea di questo mini corso è di focalizzare l'attenzione su Impress anche per cercare di ridurre questo impatto che si può avere quando si va appunto a utilizzare LibreOffice spesso in parallelo per poi passare definitivamente a una, definiamola, migrazione completa a LibreOffice. Dunque, per chi non c'era la volta scorsa, voglio solo ricordare che per poter interagire con Bugzilla, quindi con questo strumento utilizzato da The Document Foundation, la fondazione che sta alle spalle del progetto LibreOffice, avete bisogno di un account. Se non avete un account, potete crearlo, non c'è assolutamente alcun problema, la cosa immediata, ma il punto è che se non avete un account potete accedere comunque al contenuto dei bug, ma non potete interagire, quindi non potete aggiungere commenti, non potete aprire nuove segnalazioni, quindi non avete accesso a tutta la parte più interattiva. Però in ogni caso tutti i report, sono chiamati in questo modo, tutti i bug sono comunque visibili e a disposizione di tutti. Motivo per cui quando andiamo a creare un nuovo bug e il bug è specifico magari di un particolare file che volete andare a caricare, dovete sempre tenere in considerazione che quello che andate a caricare su questo portale, su questo strumento, è pubblico. Quindi dovete preoccuparvi di rimuovere le informazioni sensibili che potrebbero essere quindi messe a disposizione di chiunque. Quindi, per chi non c'è la volta scorsa, vi faccio vedere rapidamente come si può creare un account. Lo faccio, sono pigra, quindi vado direttamente in una nuova finestra incognita, quindi così non perdo la sessione dell'altra. Quindi quando accedete a Bugzilla, l'indirizzo è bugs.documentfoundation.org. Quindi quando accedete a questo indirizzo, senza essere già entrati, quindi con il vostro account, avete la possibilità di cliccare qua su nuovo account. Cliccando su nuovo account non dovete fare altro che inserire un indirizzo email, che sarà l'indirizzo che volete utilizzare, e poi cliccare sul pulsante invia. Quindi in questo modo dovreste ricevere una conferma tramite email con delle istruzioni da seguire per finalizzare la creazione del vostro account. Poi, nel caso in cui ci dovessero essere problemi e questa procedura non dovesse funzionare nel modo corretto, potete sempre contattare il team della fondazione che segue la parte di infrastruttura e richiedere supporto. Quindi questa è la procedura. Adesso chiudo la finestra, perché tanto questa non ci serve più, e torno all'altra. Quindi, magari posso farvi vedere, già che ci sono, giusto per dire che non c'è trucco, non c'è inganno. Ok,
Voglio farvi vedere la differenza che c'è nel momento in cui accedo con l'account, quindi accedo con le mie credenziali o sto aprendo Bazilla senza avere un accesso. Quindi in questa finestra non ho l'accesso, vedete che il pulsante di login non mi indica che mi sono già autenticata. E provando ad aprire uno di questi bug, ora lo carico, vedete che ci sono le informazioni, ma nessuno di questi campi è editabile. Quindi non posso interagire in altro modo con questo bug, posso solo vedere le informazioni che ci sono dentro. Però, come vi dicevo, posso accedere ad eventuali file che sono stati caricati direttamente in questo report. Ok, torno, questo ormai lo posso chiudere. Torno nell'altra schermata, quindi ora sono autenticata con il mio utente. E questa è la lista di bug che ho preso in considerazione. In realtà non ho affinato più di tanto la ricerca, anche proprio per darvi l'idea di come funziona Bazilla. Quindi ho solo filtrato i bug presenti, andando a cercare i bug che sono di Impress o comunque identificati come problemi di Impress e che sono ancora non confermati. Dunque, per chi non c'era la volta scorsa, questo stato non confermato è lo stato predefinito in cui si trovano tutti i bug che sono stati appena creati da qualche utente, ma non ancora confermati dal team che si occupa appunto di fare le attività di analisi dei bug. E ci sono poi altri casi in cui, una volta che il problema è stato analizzato ed effettivamente si può verificare che il bug è un bug reale, quindi non qualcosa che l'utente che stava facendo la segnalazione ha considerato in modo errato. Quindi in quel caso posso passare dallo stato non confermato allo stato nuovo, ma se poi il team di analisi ha bisogno di ulteriori informazioni, potrei avere lo stato need info, che appunto significa che c'è la richiesta di ulteriori informazioni, e nel momento in cui la persona che ha fatto il report, quindi che ha fatto la segnalazione, fornisce queste informazioni aggiuntive che sono state richieste, questo utente non può riconfermare il bug, quindi riportarlo nella condizione di nuovo, ma deve portarlo nella condizione nuovamente di non confermato. Quindi ci sono una serie di casi in cui potremmo effettivamente avere un bug nello stato non confermato, anche se ci sono già stati ulteriori utenti che hanno effettuato una prima analisi. Vi faccio un esempio. Dunque, andando ad aprire questo primo bug, quindi per comodità lo apro in una nuova tab, così ho la lista sempre pronta, però non è un qualcosa di obbligatorio da fare. Vedete che adesso che mi sono autenticata, ho diversi campi che possono essere editati, modificati. Per i nuovi utenti, non tutti i campi sono modificabili perché Bazilla ovviamente fornisce una serie di permessi aggiuntivi che variano in base al livello di competenza che l'utente in questione ha. Quindi alcuni campi non sono sempre editabili da tutti, alcune azioni non sono sempre effettuabili da tutti. Quindi nel caso vi servisse di effettuare una di queste operazioni che non vi sono permesse perché il vostro livello
di permessi non è sufficiente, potete semplicemente contattare qualcuno del team, in questo caso QA, quindi Quality Assurance, quindi il team che si occupa dei controlli di qualità, e chiedere appunto di essere di avere i vostri permessi aggiornati e di avere dei permessi aggiuntivi. Quindi, dicevamo, in questo bug vediamo che lo stato è non confermato. E se andiamo a scorrere però, ci accorgiamo che in realtà il bug non è proprio nuovissimo, perché è stato segnalato il 14 di dicembre, quindi oggi è il 16, un paio di giorni fa, e ci sono state delle ulteriori modifiche. Quindi probabilmente già guardando questa prima parte del bug, senza scorrere nella parte dei commenti, abbiamo già il sospetto che probabilmente c'è stata già un'attività iniziale su questo bug e c'è qualcosa da capire. Andando a scorrere rapidamente, senza nemmeno leggere, vediamo che c'è un primo commento con un file di log, con alcune informazioni, poi ci sono addirittura dei commit effettuati da sviluppatori, altri commenti aggiuntivi e, ancora una volta, altri commenti che arrivano anche dalla persona che ha segnalato il bug. Quindi ci accorgiamo che in realtà questo bug è nello stato di non confermato, perché probabilmente appunto c'è qualcosa da verificare e non si è ancora certi che questo possa essere magari un bug reale e non un'altra problematica. Quindi andiamo a vedere se siamo in grado di fornire ulteriori informazioni. Dunque, la prima cosa da fare è controllare innanzitutto se anche in generale, questa è la procedura, diciamo, che vi consiglio di seguire quando volete fare questa attività di screening, di analisi dei bug, ma state prendendo dimestichezza con il problema, quindi con il concetto di bug triaging. Quindi andate a vedere prima di tutto se il bug è già stato assegnato, perché se è stato assegnato significa che c'è già uno sviluppatore che ci sta lavorando e quindi magari potete direttamente passare ad un'altra segnalazione. Oppure se comunque l'argomento vi interessa, il bug vi interessa e potete fornire ulteriori informazioni, nessuno vi vieta di andarci comunque a mettere le mani. Quindi andiamo a vedere. La segnalazione è su LibreOffice Impress, la segnalazione riguarda Linux, la segnalazione riguarda la versione LibreOffice 7031. Quindi questa versione, come dicevo nella lezione precedente, vi va a segnalare qual è la prima versione di LibreOffice in cui si è potuto verificare che questo bug effettivamente esiste, quindi è possibile riprodurre il bug. Non è detto che quella sia la più vecchia versione. Quella è la versione che la persona che ha segnalato il bug ha evidenziato come versione più vecchia in cui si riproduce il bug. Però in realtà nell'attività di analisi dobbiamo andare a controllare effettivamente se quella è la versione più vecchia o se addirittura siamo in grado di riprodurre il bug in versioni ancora più vecchie rispetto a quella specificata. Non dovete andare a scrivere voi qual è la versione, ma c'è un, ora non vado a modificarlo ovviamente, c'è un comodissimo menu a tendina che vi fornisce tutte le possibili versioni esistenti, quindi per capirsi, la prima specificata è la versione 330, ma andando a scorrere poi troviamo, stanno in ordine numerico per fortuna, sono ordinate, trovate addirittura anche ereditato, ereditato, scusate,
ereditato da OpenOffice, quindi un problema che c'era già ai tempi di OpenOffice, o una versione più vecchia di LibreOffice, che è appunto una versione 3.6. Oppure non ne avete proprio idea, ma sapete che il problema si presenta e quindi se proprio non sapete cosa fare, potreste anche utilizzare non specificato. Però in generale, se riportate un bug, se segnalate un bug, è perché avete almeno una versione su cui siete in grado di riprodurre il bug. Quindi questo campo è un po' strano che venga utilizzato. E quindi nel caso in cui durante l'analisi siate in grado di riprodurre lo stesso bug in una versione più vecchia, la procedura include anche la modifica di questo campo, andando sempre a specificare qual è la versione più vecchia in cui andate a riprodurre il bug. Poi, nel mio caso sono su Linux, quindi non posso andare a modificare questa parte, però se qualcuno di voi fosse in grado di replicare lo stesso bug su Windows, qui potreste andare a selezionare direttamente anche il sistema. Diciamo che in generale, se lo riproducete su Linux e lo riproducete anche su Windows, potete andare a specificare direttamente tutti, perché comunque avete più di un sistema su cui si verifica il vostro bug. Ovviamente, a parte modificare queste informazioni, è sempre cosa buona e giusta andare ad aggiungere un commento al bug in cui andate a fornire queste ulteriori informazioni. Poi, tra un attimo vediamo anche questi due campi che riguardano l'importanza del bug. Per il momento andiamo a vedere di che cosa si tratta. Allora, qui vediamo che c'è il report riguarda, e questa è la parte che vi interessa, l'inserimento di un video. Quindi, il bug ci dice che su quella versione, se vado ad aprire una presentazione vuota e poi utilizzo il menu Inserisci audio o video, seleziono un file video, ho un crash immediato, quindi LibreOffice si chiude immediatamente. E poi andiamo a vedere. Il report ci indica che la segnalazione riguarda Linux, in particolare Ubuntu, e che la versione di LibreOffice utilizzata è la versione pacchettizzata direttamente da Ubuntu, con l'interfaccia utente in inglese e con Ubuntu che utilizza per la parte grafica le librerie GTK. Quindi abbiamo una definizione di quelle che sono la configurazione, diciamo, base di LibreOffice in cui si è riprodotto il crash. Ora, l'utente ha anche fornito ulteriori informazioni, quindi ha già fatto una parte di triage. Poi c'è uno sviluppatore che interviene e che dice che in realtà andando a cercare di riprodurre lo stesso problema ma con una versione Debian, quindi non Ubuntu ma Debian, il crash non si verifica ma c'è un problema differente. Ok, e c'è anche un fix fatto dallo sviluppatore che riguarda questo problema differente che lo sviluppatore ha trovato in Debian. Quindi in realtà siamo ancora in una fase in cui stiamo confondendo mele e pere, perché l'utente ha segnalato un crash di LibreOffice nella versione di Ubuntu e lo sviluppatore, provando con Debian, ha trovato un altro problema, quindi non lo stesso bug che l'utente stava riportando. Um,
A questo punto abbiamo René, che è lo sviluppatore che si occupa della parte Debian di LibreOffice, quindi di tutta la pacchettizzazione fatta su Debian, che interviene e che però sta discutendo con l'altro sviluppatore la situazione, quindi questo commit che è stato effettuato, questo fix che è stato effettuato, questa correzione che è stata effettuata su questo problema parallelo. Quindi stiamo ancora parlando di uno sviluppatore che, cercando di riprodurre un bug, ha trovato un'altra cosa strana e nel frattempo l'ha messa a posto. E infatti lo sviluppatore dice: sì, io non ho risolto il bug, ho semplicemente scoperto che c'era un problema, già che c'era l'ho messo a posto, e aggiunge il commento. E quindi l'utente si trova ancora con il problema che esiste, il suo bug che non è confermato, e lo sviluppatore gli chiede ulteriori informazioni. Quindi le ulteriori informazioni fornite, ovviamente quando abbiamo dei crash, vi spiego perché lo sviluppatore ha chiesto queste informazioni. Quando abbiamo questi crash, una delle prime cose che si va a chiedere è che tipo di sistema la persona che ha fatto la segnalazione sta utilizzando, e in particolar modo che tipo di scheda grafica, se ci sono particolari librerie che sono mancanti, se la versione installata, in questo caso parliamo di Ubuntu, quindi se la versione installata è una versione direttamente fornita dal sistema. Quindi direttamente la versione di LibreOffice di Ubuntu in questo caso, o se è una versione che è stata scaricata dal sito di TDF, quindi dal sito LibreOffice.org. E l'utente risponde in realtà che il computer su cui si verifica il problema utilizza una scheda grafica Nvidia, e che l'altro computer su cui si verifica il problema utilizza una scheda Nvidia, quindi non è una questione di scheda grafica Intel o scheda grafica Nvidia, e i PC in questione utilizzano la versione scaricata direttamente dal sistema, quindi direttamente in Ubuntu. Quindi in realtà è corretto dire che il bug si trova ancora in uno stato non confermato, perché non c'è ancora nessuno che ha potuto dire: sì, ho provato e effettivamente ho un crash. Quindi, che cosa fare? Che cosa fareste in questo caso? Vediamo, c'è un messaggio. Ok, no, Luca ci deve abbandonare. Grazie, Luca. Quindi dicevo, fareste in questo caso, trovandovi nella condizione di avere questa segnalazione e dover in qualche modo dire: posso riprodurre questo bug, non lo posso ri riprodurre. Quindi che cosa fareste? Provate a dirmi qualcosa. Ivo, scusa, dicevi quindi provare con la versione che trovo nella distribuzione. Ok, esattamente. Quindi questa sarebbe una delle cose immediate da fare. Allora, in questo caso, l'utente non ci ha fornito nessun tipo di video. Quindi, in teoria, con le informazioni che abbiamo, dovremmo semplicemente cercare un video e
provare a replicare esattamente lo stesso problema. La domanda che ci dobbiamo porre è: ho lo strumento necessario per poter replicare, provare a replicare questo bug? Quindi questa è la primissima cosa da fare. E se non avete i requisiti necessari, non c'è bisogno che vi mettiate a scaricare un video di prova per poter utilizzare LibreOffice Impress e vedere se potete replicare il crash. Se non avete a disposizione quello che vi serve, quello che è descritto in questa fase qua, in questa serie di passi da riprodurre uno dopo l'altro, potete semplicemente dire: ok, non ho tutto quello che mi serve, non dedico del tempo ulteriore a questo bug, vado direttamente al successivo nella lista, dove magari ho già a disposizione le informazioni che mi servono e posso effettivamente fornire un contributo migliore. Quindi sì, Ivo, hai perfettamente ragione, una soluzione è di appunto andare a seguire i passi e provare a replicare il bug. Ma prima ancora ci dobbiamo chiedere se rispetto alla lista dei passi forniti dall'utente per replicare il bug ho tutto quello che mi serve. Se non ce l'ho, posso decidere, ok, dedico dell'ulteriore tempo a questo task andando a scaricare a casaccio chissà dove un file e ci provo. Altrimenti passo al successivo. Qui in realtà il punto è che l'utente, da quello che vedo nel report, non ci ha nemmeno fornito un esempio di video da poter utilizzare o non ci ha nemmeno detto qual è il codec utilizzato per quel particolare video. Quindi potrebbe essere il caso che, ok, in generale ogni volta che provo ad eseguire questa serie di passi, LibreOffice Impress va in crash, potrebbe succedere, ma in generale una buona cosa da fare potrebbe essere appunto di chiedere all'utente di fornire un file di esempio o di fornire in generale ulteriori informazioni. Comunque, visto che adesso stiamo verificando il caso in cui a disposizione non abbiamo un video da poter caricare, quindi per poter provare a replicare questo bug, decidiamo di investire il nostro tempo in un altro report. Quindi, perché vi suggerisco di passare a qualcos'altro nella lista dei bug? Semplicemente perché la fase di bug triage è una fase che è dispendiosa, ma il nostro tempo è prezioso, il nostro tempo è limitato e quindi quando effettuiamo questa tipologia di attività dobbiamo sempre cercare di dedicare il tempo che abbiamo ad attività in cui possiamo effettivamente dare un contributo che può risultare utile all'utente che ha fatto la segnalazione e a uno sviluppatore per poterci capire qualche cosa. Quindi invece in questo caso di andare a scrivere nel commento mi sai dire su che tipo di video, con quale codec, che tipo di formato ha questo video che fa crashare LibreOffice, oppure invece di dire puoi fornire un file di esempio e via discorrendo, quindi in realtà ulteriori domande al vostro problema, passate direttamente al successivo e vi focalizzate su qualcos'altro. Poi va benissimo, se avete ulteriore tempo, nessuno vi vieta di approfondire questo particolare bug e provare a riprodurlo. Però ecco, tenete sempre in mente questa seconda possibilità. E non è brutto, non è sbagliato dire non ho abbastanza tempo da dedicare, passo al bug successivo perché in questo caso
velocemente non riesco a dare un contributo significativo. Non c'è assolutamente nulla di sbagliato, quindi ognuno può decidere qual è il tempo che può mettere a disposizione per una particolare segnalazione, per un particolare report. Poi, quindi questa era un'indicazione iniziale. Poi, per quanto riguarda la lista dei bug, vi faccio vedere esattamente qual è la ricerca che ho effettuato, anche se in realtà la trovate già qui in alto. Però visto che ci sono delle persone che non erano presenti alla lezione precedente, voglio darvi anche questo dettaglio in più. Dunque, anzi, vi rifaccio la ricerca direttamente da capo. Quindi, andiamo qua. Potete andare qua, cliccate insomma sul pulsante ricerca e poi, scusate, questa era una vecchia ricerca che avevo salvato ma che dovrei sistemare. Dunque, dicevamo, questa è una ricerca avanzata. Non sto andando a ricercare un particolare bug, quindi una particolare parola chiave. Voglio andare semplicemente a lavorare nel mucchio delle segnalazioni già esistenti per Impress. Quindi, seleziono LibreOffice. Come componente, qua nella lista, seleziono Impress, così vado a snellire la lista. E poi mi seleziono solo i bug che stanno nello stato non confermato. E a questo punto potete direttamente fare cerca. Ok, quindi questa è la lista. La lista è ordinata. Potete anche decidere andare a filtrare ulteriormente la vostra lista di bug. Dunque, il campo che potreste andare a considerare è il campo modificato. Ora, il campo modificato di solito vi filtra i bug andando portare in alto nella lista il bug che è stato modificato di recente. Ora, andando a ordinare nel modo contrario, andiamo a vedere qual è il bug più vecchio non confermato su Impress, che risulta essere un bug del 30 di dicembre dell'anno scorso. Ora, come andare a filtrare i vostri bug? Beh, dipende un po' dalla dimestichezza e dall'interesse che avete. Diciamo che una modalità può essere quella di andare a lavorare sui bug più recenti, oppure se vi sentite un po' necromanti, andate a lavorare sui bug più vecchi. Di solito i bug più vecchi che sono ancora in uno stato non confermato hanno sicuramente una parte di triage già fatta, c'è sicuramente dell'altro. Vediamo. Vi voglio far vedere di cosa si tratta. Quindi, di solito, su questa tipologia di bug, vado a scorrere direttamente, potrebbe essere che c'è qualcosa di strano, qualcosa di particolare, e vediamo già che questo bug è stato riportato su FreeBSD, ok? E poi, andando a scorrere, vediamo l'utente che ha riportato. E sto ancora scorrendo, i primi commenti parlano di non repro, quindi non l'ho riprodotto, ma non l'ho riprodotto, ma ancora una volta non è FreeBSD, è un Linux. Poi l'utente continua a dire che può ancora riprodurre il bug. In questo caso, effettivamente, come vi dicevo, se il bug è aperto e non confermato da così tanto tempo, probabilmente c'è
qualche cosa di strano o di complesso da poter replicare. Quindi andando a scorrere vedete che effettivamente non ci sono utenti che sono stati in grado di replicare il bug su quello stesso sistema. Ora, vi sentite in grado, sicuri di voler provare a replicare questo bug così particolare? Perfetto, se avete un FreeBSD a portata di mano ci potete sempre provare. Altrimenti, come dicevamo prima, se non ve la sentite o non avete a disposizione le risorse, potete sempre passare al bug successivo. E ancora una volta, questo non è un modo di non considerare importante il bug, è semplicemente il fatto che se non avete gli strumenti necessari, non c'è niente di male a semplicemente dire ok, non posso, passo al successivo. Ok, torno alla lista, magari se chiudo correttamente il bug. Quindi abbiamo visto che lavorare da necromanti sui bug più vecchi qualche volta è interessante perché sicuramente avete a disposizione delle casistiche particolari. Se un bug è non confermato da così tanto tempo c'è qualcosa di strano, perché di solito il team che si occupa di fare l'analisi dei bug è un team molto attivo, numeroso, con molta esperienza, quindi se il bug è non confermato per un particolare motivo, se si tratta di un bug vecchio. Poi, tornando alla selezione di prima, vi do qualche altra indicazione su come andare a scremare i bug andando a selezionare qualcosa che vi dà un'idea di quale potrebbe essere il problema e vi dà un'idea appunto di che cosa potreste fare voi effettivamente per fornire qualche informazione in più sul bug in questione. Quindi, nel sommario, quindi in questo caso andiamo a guardare la colonna summary, nel sommario del bug, quindi la descrizione compatta del nostro bug, potete trovare delle parole che sono scritte tutte in maiuscolo. Di solito le trovate con tutto maiuscolo due punti, oppure tutto maiuscolo tra parentesi quadre, queste sono più o meno le modalità utilizzate. In realtà la cosa importante è che poi la parola chiave sia scritta tutta in maiuscolo e sia all'inizio del summary del vostro bug. Quindi andando a scorrere potete andare a vedere quali sono le aree in cui si verifica questo bug e poi potete decidere, insomma, di provare a riprodurlo. Ad esempio, in questo caso, file open, quindi si tratta di un'apertura del file qt5 bcl. Ok, lo posso aprire, lo posso replicare, sono in grado di farlo, ho le specifiche necessarie per replicare questo bug, ma in questo caso sto utilizzando una SUSE desktop con GNOME, quindi non ha senso che io vada a provare a replicare un bug che è specificato per Qt, perché stiamo parlando di una interfaccia grafica, una parte di librerie grafiche differenti, quindi non lo posso andare a replicare. Passo direttamente al successivo, non lo apro nemmeno. Quindi questo potrebbe essere un modo per andare a scegliere
qual è il bug che volete provare a replicare. Ok, adesso andando a provare ad aggiungere un commento, quindi andando a effettuare un'attività di triage del bug, proviamo ad aprire questo bug qua, il terzo della lista. Dunque, io ce l'ho già aperto. Dunque, vediamo che cosa ci dice l'utente. Apertura di un file di una presentazione PPTX, quindi un PowerPoint originato probabilmente da PowerPoint, una presentazione PPTX originata probabilmente da PowerPoint, in cui c'è del testo che sembra andare al di fuori dei bordi di pagina. Ok. Sono su Linux, non ho Windows, non ho PowerPoint, però posso provare a vedere se posso aggiungere un commento, se posso effettivamente fare qualcosa di utile per questo bug, per questa segnalazione. Intanto vedo che la segnalazione è stata impostata non su Windows, ma su tutte le versioni. Ok, un'indicazione in più che forse posso fare qualcosa. La versione più vecchia in cui si riproduce questo bug è la versione 7.0.3.1. Ok, vediamo, andiamo a scorrere. Ora, l'utente ci fa la cortesia di fornirci un'immagine di come la presentazione viene visualizzata in LibreOffice, di come la presentazione viene visualizzata su PowerPoint e poi il file. Ok, rispetto al bug precedente, vedete che effettivamente qui l'utente ci ha dedicato un po' di tempo in più per fornirci informazioni aggiuntive che effettivamente possono tornarci utili, almeno per poter dire ok, sono in grado di riprodurre il bug oppure non sono in grado di riprodurlo. Ok, vediamo che cosa ci dice. C'è una presentazione che fa parte in realtà di una presentazione più grande che è stata resa intanto che è stata ridotta e che è stata redatta per eliminare eventuali informazioni sensibili. E l'utente ci dice che aprendo questa presentazione in Impress sembra che del testo vada fuori dai margini, mentre su PowerPoint la presentazione viene visualizzata nel modo corretto. Ok. Versione di LibreOffice 7.0.3.1, in questo caso è la versione, vedete, 7.0.3 di Ubuntu. Poi l'interfaccia è in inglese e gli step per riprodurre il bug sono aprire la presentazione e il risultato attuale è che c'è del testo fuori dai bordi. Il risultato atteso è che il testo dovrebbe essere visualizzato come in PowerPoint. Ok, andiamo a vedere effettivamente queste differenze. Quindi, per comodità mia, mi apro in un'altra tab i due file, poi siete liberissimi di direttamente scaricarli e guardarveli in locale, però quando l'utente ci fornisce queste informazioni io di solito preferisco avere due tab, così riesco a fare direttamente il passaggio da uno all'altro, in particolare appunto si tratta di un'immagine. Quindi in Impress questo è come l'utente visualizza le informazioni. Questo è come l'utente visualizza le informazioni, quindi la pagina in PowerPoint. Effettivamente c'è qualquadra che non cosa, perché vedete che il testo finisce fuori dai bordi di pagina. Quindi apparentemente questo sembra essere un bug. Ok, quindi torniamo sul nostro bug e andiamo a vedere. C'è anche il file.
Andiamo a scaricarci il file. Io per comodità me lo sono già scaricato, però in realtà non cliccate e scaricate il file. L'interfaccia di Bugzilla, accanto agli allegati, quindi a questa tabella con tutti gli allegati, vi fornisce anche alcune informazioni aggiuntive sul tipo di file. Quindi in questo caso, senza nemmeno cliccare sul file, possiamo vedere che effettivamente le prime due sono immagini, l'ultimo è il documento vero e proprio, la presentazione. Quindi questa è un'altra informazione in più che Bugzilla vi fornisce. Una nota per chi non c'era la volta scorsa. Ok. Allegato, questi sono i commenti che vengono creati in automatico da Bugzilla quando andiamo ad aggiungere degli allegati. Quindi queste sono le due immagini più il file direttamente allegato dall'utente. E l'utente, ancora una volta, ci dice che questo problema sembra essere stato risolto nella versione 7.1.0.0 beta 1, e questa è una build ID. In questo caso, questa versione con questa build ID, rispetto alle specifiche, provo ad andare ancora un po' più in alto, ma mantenendo. Ok, qui avete versione build ID 00 build 1 e poi trovate Ubuntu package version bla 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 e c'è la versione. Quindi questa era una versione scaricata direttamente dal sistema, quindi nel sistema, scaricata direttamente dal software center di Ubuntu. Mentre questa versione sembra essere una versione che appunto non è quella pacchettizzata dal sistema. Vedete che non ho la stringa con l'identificativo della versione di Ubuntu. E l'utente ci dice che in questa versione sembra essere risolta. Ora proviamo a vedere se siamo in grado di riprodurre o meno questo bug. Il file ce l'abbiamo, possiamo fare un tentativo. Allora, visto che sono pigra, mi apro il file. Questa è la presentazione scaricata. Quindi, un bel click. Apro LibreOffice e apparentemente non sono in grado di riprodurre il bug, perché se guardate, riduco anche lo zoom della presentazione, un attimo che clicco, non ho testo fuori dalla pagina. Quindi, ops. Quindi apparentemente in questa versione il problema non si pone. Andiamo a vedere. Aiuto. Informazioni su LibreOffice. E in questa schermata ho le informazioni che mi servono per capire che versione sto utilizzando. Questa è una versione 6.4.5.2. Sono su SUSE, è una versione stabile, quindi è una versione più vecchia di quella utilizzata dall'utente, e in questa versione non posso riprodurre il bug. Quindi una cosa che posso fare è faccio un bel clic destro, faccio copia e all'interno della segnalazione posso scrivere: no, repro. Purtroppo la lingua che si utilizza per i report è l'inglese. Quindi, se avete problemi con l'inglese, provate ad utilizzare un traduttore. Scrivete frasi corte, frasi brevi e va bene comunque. Insomma, anche se l'inglese non è perfetto, non vi preoccupate, nessuno vi sta a giudicare per l'inglese utilizzato nei commenti. Anche se ci fossero errori di grammatica o di battitura, no, non vi preoccupate, non è assolutamente quello il problema. Quindi sentitevi tranquilli e liberi da questo punto di vista. Ogni contributo è sempre più che ben accetto, in particolare su questo settore, quindi va benissimo quello che riuscite a scrivere. Quindi, intanto inizio con un non repro e l'ho provato su questa versione. Ok.
Ovviamente non modifico nient'altro perché non ho potuto riprodurre il bug, quindi lo lascio non confermato. Poi voglio aggiungere dell'altro? Posso aggiungere dell'altro? Secondo voi che altre informazioni posso fornire? C'è dell'altro che dovrei cambiare? Ok, Ivo dice, controllerei se il carattere proposto in Impress è visto in corsivo nella barra del carattere. Questa è una buona indicazione, in effetti, perché vi faccio vedere dove l'ho messo, dove l'ho messo. Ah no, l'ho chiuso, giusto? No, era aperto, scusate, sono persa io. Quando mi trovo nella modalità di modifica di una presentazione, posso effettivamente controllare se il carattere in questione ce l'ho sul sistema o no. Se io clicco su quello che sembra essere un titolo, perché è scritto in grassetto, più grande, e ha un riquadro che sembra essere un riquadro titolo, vedete che qua sulla barra laterale il nome del carattere è scritto in corsivo, quindi leggermente inclinato. Questo significa che il carattere non è installato sul sistema. Quindi per il momento non riesco a riprodurre il problema, però in ogni caso non lo riproduco anche se non ho il carattere in questione. Risoluzione video, in realtà no, non è un problema di risoluzione perché nel bug che ci viene, e torno sul bug, nel bug che ci viene segnalato, l'immagine in Impress risulta essere con il testo che va effettivamente fuori dal margine. Mentre su PowerPoint sta tutto nella stessa slide. Ora, quello che posso fare è controllare se effettivamente i due elenchi puntati iniziali che ho e i quattro sottopunti sono allineati nel modo corretto, anche se io li vedo nella pagina, perché magari stiamo valutando magari lo stesso bug, ma un comportamento leggermente diverso sulla versione in questione. Quindi torno su Impress e vedo che i due punti elenco iniziali sono su un livello, poi ho quattro punti elenco che sono indentati di un livello e poi torno sul livello base. Quindi per il momento quello che vedo in questa slide è effettivamente quello che l'utente sta visualizzando in PowerPoint. Giusto per completezza, l'ultimo carattere inserito sembra addirittura essere allineato col riquadro. Non mi ricordo se la schermata che l'utente ci aveva fornito. Ok, sì, fornisce anche il riquadro. Vedete che la X è più o meno allineata con l'inizio dell'area che contiene il numero di pagina. E nel mio caso l'ultima X sborda, nel senso che arriva ad una posizione differente. Però non posso segnalare questa cosa come un comportamento anomalo perché in realtà io non ho il carattere installato. A me manca il Calibri Light. Quindi questo non è un problema da segnalare. In realtà sembra proprio che il bug non sia presente su questa versione. Quindi per il momento torno qua sul bug e scrivo quello che avevo lasciato prima. Viene in mente qualche altra idea, qualche altro test che dovremmo effettuare prima di inserire questo commento? Qualche altra informazione che dovremmo fornire? Quindi vi faccio un resoconto.
quello che serve ad uno sviluppatore per capire dove andare a cercare per avere, per trovare appunto il problema è che versione di LibreOffice e che versione di sistema operativo sto utilizzando. Ora, qua sto fornendo le informazioni sulla versione di LibreOffice, però non ho ancora detto qual è la versione di sistema operativo. Ivo suggerisce installerei al volo il carattere che manca. La risposta è sì e no, perché in realtà il problema che ho sulla mia macchina con Impress, su Linux, è lievemente differente, perché comunque tutto il testo sta all'interno. Ora, se effettivamente il problema fosse solo il carattere che mi manca, non mi troverei in una situazione come questa, ma piuttosto avrei una condizione tipo quella che ho effettivamente, con magari il testo che risulta più lungo rispetto a quello di PowerPoint, ma come vedete non vado fuori dai margini. Quindi il mio unico problema qui è non avere il carattere, però installarlo o meno non mi cambierà nulla, non farà la differenza per questo particolare report, e in più devo sapere se sul sistema in questione posso andare ad installare o no il carattere. Perché, come sapete, i caratteri comunque sono coperti da licenza. Quindi, prima di andare a eventualmente compromettere il mio sistema andando ad installare qualcosa dove magari non ho i diritti per farlo, dico: vabbè, l'ho provato su questa versione, non lo riproduco. Quindi, prima di aggiungere, di cliccare salva per confermare questo commento, mi manca un'informazione che devo fornire. Devo dire qual è il sistema. Quindi, per completezza, sono pigra. Sono pigra e uso direttamente questo. Quindi, questo è il sistema. Qui ci posso scrivere OS, Operating System. Ok, e questo lo tolgo. Ora, posso inviare il commento in questo modo e passo al successivo, oppure, visto che l'utente comunque segnalava una versione 7.0, posso provare a vedere se riesco a testare lo stesso problema, lo stesso bug, su una versione differente di LibreOffice. Quindi mi chiudo questa versione e sul sistema ho delle versioni di AppImage di LibreOffice, quindi la versione TDF, non la versione direttamente pacchettizzata da SUSE o se siete su OpenSUSE da OpenSUSE o qualunque altra distribuzione Linux, provo a scaricarmi, scusate, ad eseguire l'altra versione di LibreOffice e vedo se riesco a replicare il problema. Quindi apro il bug, la presentazione, e no, ancora una volta. Il testo sta tutto dentro, il testo sta tutto nella pagina. E questa, come vedete, il carattere risulta ancora in corsivo, quindi non ce l'ho installato, ovviamente non l'avevo installato prima, non ce l'ho installato adesso. About. E questa è una versione 7.0.3.1. Me la copio. Nelle versioni più recenti c'è direttamente il pulsante che potete cliccare che vi copia tutto il testo. Quindi un'altra comodità fornita dai nostri sviluppatori. Quindi, ancora una volta, no repro. Ok.
vedete che adesso la build ID, quindi la versione, è una stringa di numeri, lettere, più lunga, come avevamo visto in precedenza nell'altra segnalazione. Quindi questa è una versione PDF, questa è una versione pacchettizzata direttamente da una distribuzione Linux. Ok, quindi ancora una volta non lo riproduco e l'utente diceva 7031. Questa è una 7031 e non la riproduco. Quindi a occhio ho già il sospetto che in realtà sia un problema della versione di Ubuntu, della versione pacchettizzata da Ubuntu. Vediamo se notate la differenza. Vi lascio i campi. Che altra differenza vedete tra quello che ho segnalato qui? In questa sezione no repro o l'altra e quella specificata dall'utente. Vedete al volo una differenza? Io sto scrivendo, vediamo. Vediamo. Esattamente. GTK versus KF5 sta ad indicare che questo utente sta utilizzando non GNOME, ma sta utilizzando KDE, mentre i test che io sto facendo sono su GNOME. Quindi potrebbe essere un problema di Ubuntu, della pacchettizzazione di Ubuntu, o un problema della parte di ambiente grafico, di librerie grafiche che sta utilizzando. Quindi fornire questo tipo di informazioni aiuta già gli sviluppatori a avere informazioni in più. Stiamo andando ulteriormente a scremare. Quindi a questo punto possiamo già dire non lo riproduco, queste sono le versioni e questa è la prima evidente differenza. Perfetto. Vi sentite soddisfatti? Vi viene in mente dell'altro che potreste fare per eventualmente provare a replicare ulteriormente questo bug? Mi passi il link che scarico il PPTX e testo sulla mia KDE. Lo puoi fare, in realtà è ancora più veloce. Invece di passarti il link, così vediamo anche come fare questa cosa, ti dico direttamente qual è il bug ID. Allora, in gergo, i bug riportati sul Bugzilla della fondazione, quindi di The Document Foundation, utilizzano la nomenclatura, aspetta che lo scrivo qua, ma in realtà non lo aggiungo al commento, lo uso giusto come posto per scrivere, TDF cancelletto. Quindi, in generale, quando trovate anche su altri Bugzilla in cui vengono riportati bug di Bugzilla o Launchpad per Ubuntu o quello che vi pare, quindi insomma è un tracker comunque qualunque. Se trovate la dicitura TDF cancelletto e poi un numero, sapete che il sito che dovete andare ad utilizzare è bugsdocumentfoundation.org o se non sapete qual è, cercate Tracker bug Document Foundation, tracker bug LibreOffice e da qualche parte vi uscirà fuori il risultato che vi indica il sito corretto. Quindi il bug ID, questo cancello, altrimenti posto una cosa a casaccio, il bug corretto, scusate, il numero del bug è 138923. Quindi se, che ve lo faccio vedere. Faccio vedere come cercarlo. Duplica, perché sono pigra. Ok, torno sulla home, quindi questa dovrebbe essere l'interfaccia che Ivo troverà andando direttamente sul sito. Esattamente, trovato, così ho dato il tempo di trovarlo. Nella barra di ricerca potete digitare direttamente il numero del bug, cliccate e in automatico, connessione permettendo, vi si aprirà il bug corrispondente.
Quindi non c'è bisogno di fare copia e incolla di link o altra roba, cioè avete il numero e andate con quello. Perfetto. Quindi in questo caso io vado ad aggiungere a questo bug questi commenti. No repro, no repro, qui c'è il sistema operativo e va bene così, invia. E Ivo, se vuoi puoi provare a replicare il bug e se hai diciamo, informazioni aggiuntive sulla possibilità di replicarlo, ovviamente vai a specificare, invece di non repro, scrivi repro, una cosa analoga a quello che ho già scritto io praticamente. Scrivi repro e poi vai a fare il copia e incolla della versione. Se non lo puoi replicare, scrivi non repro e lo indichi. E ovviamente non c'è nulla di male nell'avere più persone che fanno, che lavorano insieme sullo stesso bug, perché appunto, come in questo caso, io ho un ambiente che non è esattamente quello che l'utente ha segnalato, però ho la stessa, avevo la stessa versione, la 7031, quindi in realtà ho fornito ugualmente delle informazioni. Questa. Non repro, ok, non repro pure per Ivo. 7031, ok. Ok, quindi adesso stai utilizzando, puoi scriverlo direttamente come commento nel bug? Grazie a te Filippo, ciao. Ok, dimmi quando ci sei oppure riaggiorno così trovo direttamente il commento. Vediamo. Potenti mezzi interattivi. In ogni caso stiamo fornendo una informazione aggiuntiva rispetto anche al commento di Ivo, perché aggiorno Ivo sta scrivendo, vediamo. Ah, ok, ti manca il login. Se vuoi faccio direttamente il copia e incolla di quello che hai scritto qua nella chat e provo a... Ok, e provo a raggiungerlo. Mi puoi postare anche il tuo OS release, così specifico direttamente qual è la versione di OpenSUSE che stai utilizzando? Vediamo se funge. Sì, questa dovrebbe essere la tua, se non ho copiato male. 503, 7031. Sì, questa è la tua, quindi. Quindi il problema non è in realtà un problema di... diciamo librerie grafiche utilizzate, perché è vero che io ero su GTK e Ivo su OpenSUSE e su... Ok. Perfetto. Traduco quello che hai scritto, così... Adesso vi spiego.
Ok, io è stato anche più accurato di me, nel senso che io ho semplicemente specificato la versione di sistema e non molto altro. Lui in realtà ha fornito anche le altre informazioni sulla parte di librerie grafiche. Comunque possiamo dire immediatamente che non è un problema connesso alla versione di librerie, perché sulla stessa versione di LibreOffice nessuno dei due riesce a replicare il problema. Quindi ho ancora di più il sospetto che in realtà questo sia un bug connesso alla versione pacchettizzata da Ubuntu. Dico questo perché sia la versione di SUSE che la versione di OpenSUSE, LIP in questo caso, in realtà arrivano dalla stessa compilazione, quindi è la stessa versione di LibreOffice compilata, ma che utilizza librerie grafiche differenti. Quindi qui abbiamo fatto veramente il confronto andando ad escludere che il problema sia la parte di libreria grafica. Quindi aggiungo anche questa, mi dispiace Ivo che non comparirai direttamente nel commento, ma grazie comunque per. Sì, salva, ok, la connessione mi sta abbandonando. Ok, quindi questa più o meno è l'attività che andiamo a fare quando andiamo ad analizzare un bug. Come vedete, richiede del tempo, poi per carità stavamo parlando, ne stavamo discutendo, quindi in realtà sono andata più lenta, decisamente più lenta del previsto. Però dovete sempre tenere in mente che il vostro tempo è prezioso e quindi cercate sempre di dedicare il tempo che avete per le attività di QA sui bug dove pensate di poter essere in grado di fornire un commento. Prima vi dicevo che avremmo visto più tardi come gestire questo campo. Il bug è stato riportato come medium normal, che di solito è la versione predefinita della priorità. La volta scorsa vi avevo fatto vedere questo flowchart che vi ricondivido anche scusate, che vi ricondivido anche nella chat, così ce l'avete a disposizione. Poi magari vediamo se riesco ad usare le note condivise questa volta. Ok, sì. Allora, torno sulla chat. Ok, quindi andiamo a vedere questa parte perché è un aspetto molto importante dell'attività di QA. Immaginiamo il caso in cui effettivamente abbiamo riprodotto il bug, quindi non esattamente questo dove abbiamo fornito le informazioni, non repro. Ma immaginiamo di essere stati in grado di riprodurre il bug, quindi pensate a quello stesso caso con voi che avete un sistema in cui il bug si verifica. Allora, vediamo questo schema. Lo schema ci dice il bug causa un crash, oppure la perdita di informazione, oppure l'inabilità di, quindi l'impossibilità di installare, oppure funzionalità primarie rotte. Tipo, non potete salvare, non potete stampare il documento? Sì, no. E questa domanda è fondamentale perché da qui andate con priorità estremamente alte a priorità normali. Nel nostro caso, la risposta è no. Perché in realtà sì, è una rottura di scatole, parlando in gergo tecnico, perché la presentazione ha il testo che esce fuori dalla pagina, però non è niente di mortale. Quindi la risposta è no. Ok, il bug include un problema serio come
lentezza, inabilità di aprire un documento, oppure di installare alcune estensioni, oppure di stampare con alcune stampanti? Sì, no. In realtà possiamo dire no. Pensando alla presentazione potremmo direttamente dire sì in questo caso. Quindi potremmo andarlo a classificare come alto medio. Dipende chiaramente da quanto è grave il problema che abbiamo ora. Non sappiamo quante slide c'erano in questa presentazione. Se la slide è una sola e comunque il contenuto ce l'ho, ma mi perde un po' di formattazione, è noioso, però tutto sommato posso decidere che il bug non è proprio una cosa mortale e quindi posso andare allo step successivo. Il bug proibisce all'utente di utilizzare LibreOffice in modo tale che gli permetta di effettuare un lavoro professionale, con qualità professionale, includendo lo scambio di informazioni con altre suite d'ufficio? Assolutamente sì. Quindi questo bug può essere classificato come minimo, come medium normal, che è appunto il default, oppure se vogliamo essere un pochino più precisi, possiamo anche classificarlo come high measure. Quindi va benissimo. Possiamo fermarci qui, nel senso che non ha senso continuare a scorrere il bug. Voglio però dirvi perché ha senso segnalarlo come medium normal invece di high measure. La risposta la trovate qui sotto. Per quanto riguarda i default, questa è una domanda che vi dovete fare quando appunto è il momento di andare a modificarli. E alcune volte, come nel caso che abbiamo analizzato esattamente ora, siamo nel dubbio se la categoria sia questa o la categoria sia medium normal. In questo caso ci dobbiamo chiedere quante persone trarranno beneficio dalla risoluzione di questo bug. In questo caso è un utente che ha un problema su una specifica presentazione. Quindi, magari non sono tantissime, però probabilmente sono poche. Poi, quanto difficile è risolvere questo bug? Non lo so. Diciamo che la risposta di questa domanda, a questa domanda già mi fornisce un'informazione in più. E quanto tempo potrebbe essere risparmiato se questo bug fosse risolto? Beh, per l'utente probabilmente abbastanza, perché non si troverebbe costretto magari a dover risistemare quella presentazione quando deve passare da LibreOffice a PowerPoint. Però siamo ancora nel caso di un numero probabilmente ristretto di persone. C'è un workaround al momento? Se sì, quanto è difficile il workaround? Il workaround c'è, si tratta di risistemare la presentazione su LibreOffice. quanto è questa, sto pensando a quale potrebbe essere il caso in cui abbia senso, quale potrebbe essere un caso pratico a cui la domanda 5 si riferisce, ma al momento non mi viene in mente, non mi viene in mente nulla su questo caso specifico. Cioè, questo potrebbe essere, non so, un errore nella documentazione, un errore nella descrizione di un comando. Mi viene in mente qualcosa che sia più correlato ad un problema nell'interfaccia, più che a un problema in un documento. Poi, per quanto riguarda le regressioni, le regressioni sono qualcosa di speciale. Di solito quando abbiamo a che fare con una regressione sicuramente abbiamo delle priorità più alte, perché
Una regressione si verifica quando ho una funzionalità di LibreOffice che fino ad una certa versione funziona, poi nella versione successiva quella versione non funziona, quella particolare funzionalità non funziona più, quindi non è una nuova funzionalità introdotta, ma è qualcosa che si è rotto tra una versione e l'altra, come se fosse una sorta di effetto collaterale di un altro cambiamento. Quindi quella è effettivamente quello è un problema che deve essere portato all'attenzione degli sviluppatori quanto prima. Quindi questa tipologia di casi ha di solito una priorità molto più alta. Quindi, tornando al nostro caso, visto che la presentazione comunque è un caso specifico di quella specifica presentazione che ha un impatto su un numero ristretto di persone, ha senso lasciare la priorità come medium normal. Quindi questa è la discriminante che prendo in considerazione per poter dire medium normal. Assicuro che questo tipo di valutazioni vanno molto a gusto e vanno molto a pratica, non che si vada a casaccio, però quando avete questo tipo di sottigliezze, sta un po' all'esperienza della persona che lavora sulle segnalazioni, capire, avere la sensibilità di capire se è il caso di incrementare la priorità o no. Nota prima di lasciarvi, se andate a modificare la priorità sia incrementandola sia decrementandola, dovete sempre specificare nei commenti perché l'avete fatto, quindi la ragione che vi ha portati a modificare la priorità. Ok, credo di aver più o meno coperto quello che avevo in mente per oggi. Avete qualche altra domanda, qualcosa di specifico che magari ho sorvolato, che vi interessa vedere risposto? Siete ancora vivi prima di tutto? Tanto bevo un attimo. Intanto, Marina, io devo confessare, non ti ho seguito perché avevo altre cose da fare, nel senso che con un'orecchia ti seguivo e come sempre sei stata molto sì, precisa e completa nel seguire le cose. Per chi è la prima volta che ci segue, ho messo nelle note condivise il link anche al canale YouTube che abbiamo, dove è possibile vedere le registrazioni, ad esempio della lezione precedente, per chi non l'aveva vista, e comunque tutti i talk che facciamo, e anche questo sarà disponibile appena preparato. Per chi non lo sapesse potete anche attivare il microfono perché eravamo pochi e parlare, quindi siete tutti abilitati. Mi sembra che ho sentito che comunque c'è stato un po' di interazione. Ivo ovviamente è sempre una parte attiva, fortuna che c'è, che anima la serata. E volevo anche ricordare una cosa, mi sembra che sabato sia la giornata italiana di LibreOffice, o mi sto sbagliando? Sì, hai ragione, anzi grazie per l'assist. In realtà, esatto, questo sabato ci sarà la conferenza italiana degli utenti di LibreOffice, quindi dell'Associazione Libre Italia. E la conferenza era prevista per tutt'altra data in presenza, ma ovviamente quest'anno va così, quindi la conferenza sarà online. E già che ci sono, Se hai se un il link browser, o... esatto, volevo direttamente farvi vedere da dove trovare le informazioni. Ah, sono persa. Ah, eccolo qua, scusate, mi ero perso il link. Quindi da libretalia.org, che è il sito dell'associazione, trovate in alto il link a Libretalia Conf 2020. Apri di sesamo. Eccoci qua. E qua trovate tutto il, praticamente
programma, le informazioni, chat, come partecipare. Ovviamente sarà online. Ci troviamo sabato dalle 9:30 alle 6 e partecipate numerosi, correte numerosi. Cerchiamo almeno in questo modo di goderci quanto possibile le attività dell'associazione. Quindi, anzi, grazie per l'assist, Eh no, beh, ci Carol. mancherebbe. Come attività della giornata, cos'è? Presentazione, solito di Sì, aggiornamenti? ci saranno comunque presentazioni e sì, l'idea è principalmente questa. Poi è chiaro che, insomma, rispetto a una conferenza in presenza, ci si deve un po' arrangiare. Di solito nella conferenza in presenza abbiamo a parte una serie di presentazioni che fanno un po' il resoconto di quanto successo rispetto all'anno prima. Poi si cerca sempre anche di discutere con i soci, parlare con i soci. Comunque questa poi trovate cliccando sul link a sinistra trovate il dettaglio del programma. E, per carità, gli interventi sono assolutamente interessanti. E nel pomeriggio c'è una tavola rotonda, quindi insomma, ancora una volta correte numerosi che cerchiamo di trovarci almeno una volta l'anno. Non è la stessa cosa, me ne rendo conto, però. Insomma, proviamo a trovarci. Ma ti dirò, sì, ha i suoi aspetti negativi, però questa situazione ha anche spinto nel rendere disponibili online tante di questi eventi e magari far partecipare persone che non potevano partecipare fisicamente, No, quando magari. quello sicuramente. Il punto è che di solito con Libritalia cerchiamo di avere la conferenza in modo itinerante, quindi non sempre nella stessa città, ma spostandoci di anno in anno nella città o comunque nella regione in cui ci sono state più attività su LibreOffice, anche per cercare di portare l'attenzione sulle attività fatte dai gruppi locali che di solito intervengono. Quindi anche un modo per dire grazie a tutte le persone, a tutti i soci che contribuiscono sul territorio nazionale. È anche bello trovarsi di persona visitando queste aree. Quindi è un po' triste non potersi trovare di persona, però anche quest'anno il programma è bello ricco. Certo, Merita. sì, beh, ovvio, trovarsi di persona è tutta un'altra dinamica, insomma. Bene, io ricordo che avremo ancora il piacere di avere Marina a gennaio, il 13, e per la presentazione, illustrazione, racconto della tecnica del bisect, Sì, se vedo correttamente. esattamente. Per questa parte, se vuoi, magari prima della giornata posso mandarvi qualche link aggiuntivo, perché in realtà quella è una parte molto pratica che vi posso ovviamente far vedere, però sarebbe anche carino, insomma, poterla fare insieme. Però ci sono delle cose da installare inizialmente, e parliamo di scaricare diversi giga di roba per mettere a posto la piattaforma che serve. Quindi magari posso passarvi qualche link prima, così chi ha voglia, chi è interessato può magari prepararsi l'ambiente, configurare l'ambiente prima della sessione. Sì, sicuramente si può fare. Tu sei in contatto con Giovanni? Ok, quindi scrivi pure a lui, manda la mail con queste informazioni, dopo capiamo dove è meglio metterle, probabilmente le metteremo sul sito dove c'è l'appuntamento, mettiamo anche, aggiungiamo le informazioni e facciamo un po' di promozione prima in modo che chi vuole ha il tempo di scaricare, testare
quel Sì, più che altro materiale. ecco, sono giga da scaricare per avere l'ambiente di test e non è una cosa che fai in 5 minuti prima dell'attività, ecco, Certo, quindi sì. certo. Ok. Va bene. Io, se non ci sono altre domande o altre cose, potrei dire che abbiamo chiuso qui la serata. Come sempre, io vi lascio liberi, però, come ho detto, i microfoni sono aperti, quindi per chi vuole rimanere, ovviamente anche Marina, se vuole rimanere, rimane, se no ha già fatto una più che ottima presentazione e quindi si merita il giusto riposo, però se chi vuole rimanere fino a notte inoltrata a chiacchierare. Oh, fino a notte inoltrata comincio ad avere una Certo, certa. Sono più il ghepardo della volta. certo. Ok, quindi ricordo appunto che dovreste avere tutti i microfoni abilitati, basta cliccare eventualmente sull'icona blu della cornetta blu per disabilitare e riabilitare l'audio e poi vi abilitate il microfono, anche la webcam se volete, per continuare la serata. E se no, ci vediamo o il 13 o se no anche il 16 dicembre, 19 no, dicembre. aspetta, 19. 16 è oggi. Sì, 16 oggi, no, ce n'era un'altra, l'ho già fatta, mi sono confuso io, no? Pensavo ci fosse un altro tocco in mezzo, ma in effetti è Natale. Andrea ha il microfono che fa, c'è di mezzo Natale, quindi sì, si va a gennaio, quindi anche tanti auguri a tutti quanti, di buone feste, chiusi in grazie casa, a tutti. perché altro si può fare? Speriamo in un anno migliore, può solo migliorare. Esatto. Buonasera a tutti allora.